E oggi abbiamo fatto un successivo incontro con i sindaci dei comuni di Palmi, Seminara e anche Bagnara per questo progetto di creare una convenzione appunto tra i tre comuni per andare a promuovere e valorizzare appunto il sentiero del Trecciolino e anche diciamo il sentiero francese. Oggi diciamo, abbiamo fatto quindi questo secondo incontro, abbiamo stabilito alcune importanti cose da fare e stiamo lavorando affinché diciamo, si possa andare in tempi brevi ad approvare questo importante strumento che permette la valorizzazione dell'intera Costa Viola. Ricordiamoci appunto che la Costa Viola, i comuni che appunto abbracciano questo sentiero, che sono appunto Palmi, Seminara e Bagnara, sono dei comuni ricchi di appunto di attività produttive, di tradizione, di storia e di cultura. E quindi un progetto del genere ci permette appunto di valorizzare appunto il territorio, tutto l'intero territorio della Costa Viola. Si sta lavorando su una convenzione tra i tre comuni, Palmi, Seminara e Bagnara. Questo è il secondo incontro che in realtà stiamo facendo e stiamo stabilendo proprio le basi per la promozione di questa importante risorsa che abbiamo sul territorio della Costa Viola, che già sappiamo bene che è molto conosciuto ormai e frequentato. Sì, è un incontro fondamentale perché abbiamo gettato le basi per la costituzione, la realizzazione di questa convenzione tra i comuni di Palmi, Seminara e Bagnara per finalmente e definitivamente mettere a reddito diciamo, il sentiero del Tracciolino con tutto ciò che ne consegue. E da sempre sentiamo parlare di vocazione turistica dei nostri territori, delle innumerevoli risorse e potenzialità, mai però ci si era dotati di uno strumento amministrativo che ci consente di appunto valorizzare adeguatamente queste nostre ricchezze. E di qui a breve porteremo nei nostri consigli comunali la convenzione, avremo quindi uno strumento giuridico adeguato per finalmente valorizzare i nostri paesaggi con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista turistico, economico, sociale, culturale e non solo.